YouTube, è tutta una puntata di Sherlock Holmes. Le indagini ci hanno portato un po' a un punto morto. Holmes, che facciamo? Questo mistero sui binari è davvero difficile. Diciamo che è completato, ma siamo ritornati alla stazione di Brickington. Vediamo un attimo che cosa succede in questa stazione. Se nell'ufficio postale troviamo qualcosa. Mi sa che non c'è la probabilità, no, andiamo sui binari, noi utilizziamo l'ufficio postale per tornare sui binari. Eppure entriamo direttamente nella house. Ci sono i due incazzati come delle bici, da cui il nostro amico Robinson. Ora torniamo da Robinson, vediamo cosa succede. According to this document, you have insurance for your prototype. Oh, thank God! Where did you find it? Near the telegraph station. I must have lost it when I tried to send a message, which I was prevented from doing. I apologize for that, but regulations state that public access to the telegraph is strictly prohibited. Upon my word, you keep on digging that hole of yours. You have no idea. Lei non sa che sono io. Valigetta importante. I see that you kept your grip sack with you. Why don't you leave it in the luggage room? I've had other things to think about. I lost my prototype. And this idiot station master just stands here doing nothing to help. Oh, but... Well, that won't do at all. Station master, I believe that the regulations state that any passenger luggage should be taken to the luggage room. I'll do it right away, sir. Sorry, sir. This Robinson is quite... possiamo sbirciare trattare gli affari di Robinson. Assolutamente sì. E andiamo al deposito postale a questo punto. Scusate per questi movimenti un po' bruschi. Andiamo avanti. Sì, apriamo anche questa porta. Vediamo cosa succede in questo magazzino. Proprio niente di niente. Scatole. Non abbiamo niente di niente in questo magazzino. Torniamo all'ufficio di posto. Vediamo un po'. Ma non credo che il bagaglio sia qua. Eccolo qua. Eccolo qua, bagaglio di Robinson. Esaminiamo il bagaglio di Robinson. This grip sack belongs to... La signora, ma va? I think we should have Holmes. This is what they call force majeure. I'll keep watch. Of course. Mi sa che dobbiamo fare ancora il... Ale, lì è che giochino della serratura. Ok, signore, abbiamo risolto sto stacchiare, ci ha messo una vita. Veramente difficile. Look, Watson, a bundle of contracts. Very suspicious. We should study them carefully. Penso devi iniziare le parole. Penso. Questo è un contratto di vendita. An exclusive sales contract. Esclusivo. Prodotto dedicato bla bla bla. L'Emerson Electric. Mr. Robinson is signor the seller. Robinson. Il venditore non è responsabile di eventuali problemi con il prototipo dopo l'acquisto, indipendente dalle conseguenze di tale problema da parte di una delle due parti al momento della vendita. L'acquirente è obbligato a corrispondere un pagamento anticipato del 10% del prezzo del prototipo con il contratto. Il restante importo dovrà essere pagato entro un mese. Vabbè, molta pagina. Vendita esclusiva ancora. Yet another exclusive sales contract. La fornitura di elettricità in modo autonomo. L'Hong Kong Central Electric Company, l'acquirente, consapevole di acquistare il dispositivo così com'è. D'accordo con tale condizione. Signor Mr. Robinson is the seller. Robinson non è responsabile di eventuali problemi con il...
Sì, il resto il prototipo dopo l'acquisto, indipendentemente dalla conoscenza di tale problema da parte di una delle parti al momento della vendita. Devono capirlo anche chi sta ascoltando. Questo contratto diventa esclusivo ancora. Exclusive sales contract. Alla compagnia quella. Mr. Robinson. Sembra un po' prestampati questi, tutti. Sono tre contratti per il momento. Tutti uguali. Con compagnie diverse. Non sono tutti uguali. Tre compagnie. Esatto. Quattro contratti. Yet another exclusive sales contract. Con quattro compagnie diverse. Mr. Robinson. E questo è venduto da una compagnia diversa. Venduto. Mm-hmm. Esatto. Well, it is very clear that this Mr. Robinson. Received prepayments from various people for his machine. Adesso però, forse non castigliamo. Tacci di Robinson, no? E chiamo lo scemo. Il prototipo assicurato. Beh, quello è chiaro. Il prototipo ha molti clienti. Vieni a girare. No. No? Vagone speciale. Ok. La perdita del prototipo porterà molti soldi al signor Robinson. Grazie all'assicurazione sono molteplici contatti esclusivi fraudolenti. Brutto pezzo di infame. Però se lascia ancora qualche indizio. Il prototipo ha molti clienti. Vagone speciale? Yes, eccoli. Il momento di Robinson, la perdita del prototipo porterà molti soldi al signor Robinson grazie all'assicurazione e ai molteplici contratti esclusivi fraudolenti. La perdita della macchina è un disastro per il signor Robinson, sebbene abbia verificato questa frode, ha perso molto più di quello che avrebbe potuto guadagnare. L'assicurazione non coprirà il costo totale del prototipo. Che dici? Io dico che è un movente. Dice che sta facendo il doppio gioco lo sto show Robinson. Assolutamente sì. Mi passi una sigaretta. Il messicano sospettoso. Rotaie rubate. No, non gli piace, non coincide. No. Rotaie rubate. No, però Stefano non ci servono queste. Andiamo a riparlare col nostro carissimo signor Robinson. Dopo aver scoperto che è un po' un pezzo di infame. Eh sì, è un merdoso, eh. Signor Robinson è proprio un merdoso. Sto australiano! No, mi ha sbagliato porta. Vabbè, usciamo di qua. Tranquillamente da parte. Perché è un furbacchione più che altro? Sì. Si vedeva dalla faccia. I will not move from here until I receive my refund. Non ci parla, Sir Robinson. Devi avere più dati, forse, no? Devi avere qualcosa in più, probabilmente, di scoprire. Andiamo un attimo al nostro archivio. Cioè, no, quello lì è l'archivio da viaggio, mi piace un sacco. L'archivio da viaggio sei fantastico, veramente. Cioè, molto carino. Ok, allora, questa l'abbiamo aggiunta. Un cristiano che ti fa tacci suoi probabilmente. Ma non puoi dialogare con lui? No, te di più. Non gli è po' fregato di meno di questi due signori. Cioè, ma è troppo un gioco agitato. Allora, che possiamo fare, mo? Allora, un attimo. Esamina il ramo ferroviario secondario che porta alla cava presso la stazione di Chesterfield ed Evans. Quindi manca ancora. Ah, usa il telegrafo per scoprire di più della compagnia Wild Seagull. Potrebbe telegrafare a nostro fratello, forse. Userei il telegrafo qua, userei. Proprio questo? A sto punto. Secondo me non se lo fa usare. Perché siamo lì davanti. Vuoi andare a. Tanto ne abbiamo 1000 telegrafi in giro per le no, stazioni. Ma sei già qui, usa questo, tanto nessuno ti caga. Mycroft, ecco. I asked Mycroft to find out some information on the WEA Coal Company. Here is his reply, and it is an interesting one. Vediamo. Ci sono due compagnie, la Bardcast cilena e la Caracal messicana.
Entrambi volevano acquistare la miniera di Weacol. Il consorzio messicano, Caracal, aveva raggiunto inizialmente un accordo e aveva preparato tutti i documenti. Tuttavia, il gruppo cileno, con l'intervento dei suoi forti contatti, è riuscito ad accaparrarsi l'accordo finale per la miniera. Quindi le miniere sono dei cileni. Esatto. Le chiatte, la zappa, sono dei messicani. Cileni? Messicani. No, dei messicani. È un consorzio messicano, esatto. Quindi i cileni c'hanno le miniere, quelli che gli altri c'hanno le chiatte. Aiuto. Qualcosa. Allora. Ok. L'associo qualcosa. I messicani non serbavano rancore verso i cileni. Dopotutto gli affari sono affari. E non si aggancia da nessuna parte per ora. Esaminerò il ferroviario secondario. Quindi il dottor deviatorio. In teoria. Tra le due stazioni. Chester e quindi Evans. Esatto, allora. Vediamo un po'. Che è questo? Chesterfield. Lancaster. Tornato di là, che non ho capito tutte le quali stazioni, non mi ricordo più. Sarà. E porta la cava presso la stazione suota tra Chesterfield ed Evans. Ma non ce n'è una. Ritorno là. Ritorno là. Ritorno là. C'è solo Doncaster, c'è solo. Guarda Doncaster. C'è qualcosa che ci è sfuggito quella stazione. Che bel faccione di Watson in primo piano. Ci deve essere sfuggito qualcosa qua. No, guardi, andiamo sui binari a sto punto, che c'è sfuggito qualcosa. Questa è la stazione del messicano, esatto. Ed è la nostra postazione che gioca qua ai cavalli. Cosa ci può essere sfuggito? Forse prima o dopo? Eh sì, vediamo un po'. Ah, guarda, ora uno scambio! Ci è sfuggito! Eccolo. This railway branch should lead to the quarry. Let us take a look. Vediamo se funziona come fa con l'altro. The switch funziona. Is rusted. Lo scambio funziona. The rail is rusted and looks old, but the railway is still usable. Sono ancora utilizzabile. Sono quelli rubati. Può darsi. E anche questa va a finire in acqua. In un nulla. Tolto lo taglio qua. Allora qui il treno. Dici che è sommerso? Beh, ci sarà qualcosa da fare qua. Prima guarda, fammi vedere che ci sono le rotaie di acqua. Ti fa vedere niente? No, non dici neanche attivare la supervista, lo dice neanche. Vorrei esaminare un attimo più indietro perché. Qua. The railway ends here. That is strange. Possiamo aggiungere le deduzioni. Rotaie rubate. Il vecchio mi ha con la cava forse. Sì. È là sotto, una deviazione.
Binario per la cava. Qualcuno ha rubato le rotaie per coprire temporaneamente la sezione mancante del vecchio binario per la cava allagata. Strada per la miniera. Qualcuno ha rubato le rotaie per coprire temporaneamente la sezione mancante del binario per la miniera. Che secondo te? Secondo lei Holmes cosa può essere? Io dico per la cava, però il treno è sotto la miniera. Sei sicuro? E l'altro scambio portava là. Miniera? Proviamo. Andiamo sulla miniera, vediamo cosa succede. Oh! Dentro le miniere. Il treno è chiuso dentro le miniere crollate, fin qua ci eravamo già arrivati. No, probabilmente è anche andato nell'acqua. Un po', o uno o l'altro allora. Appunto. Cambiamo cava in ondata. Binario per la cava, un altro bivio. Oh signora, potrebbe essere affondato. Il treno potrebbe essere stato fatto affondare nella cava allagata dalla stazione di Doncaster. Il treno non può essere affondato nella cava allagata poiché alla vecchia stazione per raggiungere mancano le rotaie. Ho capito, ma le hanno tolte come hanno fatto dalle altre. E dove le hanno portate? Perché e come le hanno mosse quella qua? Perché non sono segni di carri o sì. Il treno è nella cava, non può essere affondato. Questo probabilmente hai ragione, sì, anche perché non ci sono residui di viti come dall'altra parte, esatto. Né nella miniera per forza. Sì, sono d'accordo con voi. Provo a unire quelle, vediamo se si uniscono. Yes! Nessun rancore, i messicani non servono rancore verso i clienti, dopo tutto gli affari sono affari. La compagnia messicana Caracal serbava rancore verso il gruppo cileno, quell'altro, poiché quest'ultimo era favorito nell'acquisto delle miniere Weacol, nonostante il contratto preliminare stipulato dai messicani. Serbavano rancore. Mi sono incazzato con Poporelli. Direi abbastanza. Vediamo. Oh, come un'altra combinazione, vai. Trappola messicana. I messicani hanno fatto in modo che i cileni restassero sul treno. Per questo motivo il controllore ha fatto scendere tutti i passeggeri ad eccezione dei cileni. Vediamo. Cileni rinchiusi dai messicani. Siamo arrivati a questa conclusione. Secondo te torna? No. Lo vedremo nella prossima puntata se questa conclusione torna. Per oggi può finire qui. Forse siamo arrivati alla fine del caso, ma non è detto. Lo vedremo nella prossima puntata. Dalla vostra voce narrante rapido è tutto, e anche da Sherlock Michele Holmes. Bye bye. Bye bye.